sotto shock, la mia grandissima amica. Abbiamo trascorso l'infanzia insieme. L'effetto ti ha fatto sentire questa cosa? Mi sono sentita svuotata. Parla una che è vittima di violenza, cioè il mio ex marito mi ha lasciato una maschera di sangue davanti ai miei bambini, quindi... Sotto shock, la mia grandissima amica e... non dovrebbero succedere, ma purtroppo succedono. Che cosa ha pensato stamattina? Speravo che fosse una bufala. Abbiamo trascorso l'infanzia insieme. Che effetto ti ha fatto sentire questa cosa? Mi sono sentita svuotata. È una persona solare, molto solare, allegra. E con due figli meravigliosi. L'ho conosciuta appunto nell'infanzia, abbiamo trascorso dei momenti allegri, felici. È una tragedia. Tu non sapevi niente? Assolutamente no, perché non ci eravamo persi di vista, perché ogni tanto al supermercato ci vedevamo, però cioè, non avevamo più diciamo lo stesso contatti che avevamo quando eravamo giovani. Ti parla una che è vittima di violenza, cioè il mio ex marito mi ha lasciato una maschera di sangue davanti ai miei bambini, quindi cioè, più che dirti che sono qua per solidarietà, non c'è un modo, cioè è un muro, anche se tu... Sì, denunciato. C'erano già delle misure restrittive? Sono state prese poi dopo, quindi... Sì, sempre quando arriva il peggio, dopo 21 giorni di prognosi, quindi... Mi sento di dire basta. Perché non è questo il modo per poter affrontare dei problemi. Tutto qui. Bisogna cercare di aiutare le persone che hanno dei problemi, perché solo una persona malata può commettere un atto del genere. Io conosco Simona, conosco la famiglia, sconvolta, un pugno allo stomaco, sono letteralmente sconvolta perché non fanno queste benedette leggi che denunci e fanno qualcosa, non aspettare veramente queste cose qua, non bisogna aspettare queste cose. Spero che ti riprendi presto e che puoi tornare presto dai tuoi bambini.